Ciao a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Allora, andiamo ad analizzare quelle che sono le parole di Massimiliano Allegri in una conferenza stampa abbastanza vuota, devo dire la verità. Voglio sempre essere onesto con voi quando ci sono delle conferenze che mi stimolano un po' di più, ve lo dico sempre in apertura, così come quando ci sono delle conferenze un pochettino più tranquille, possiamo dire così, prive di contenuti di rilievo, però voglio comunque andare a sviscerare le varie frasi e a dirvi la mia su determinati concetti oppure su determinate cose che sono venute fuori o che di conseguenza cascata possiamo imparare. E quindi Allegri dice: domani è importante sia chiudere il ciclo di 5 vittorie prima della sosta sia vincere per la classifica, perché i punti di domani servono per allungare o mantenere i punti di vantaggio sulla quinta in classifica. Quindi Allegri, più che guardare avanti, anche se nella conferenza stampa post partita di Fiorentina Juventus ha detto guardiamo sempre avanti, guarda più all'indietro, e cioè a quello che è il quinto posto, rimane sulla falsa riga della, di portare avanti quello che è il pensiero che sta continuando a citare da inizio stagione. Quindi l'obiettivo della Juventus comunque è arrivare nelle prime quattro per giocare la Champions l'anno prossimo. Io invece sto molto attento e molto concentrato su quello che potrà essere anche lo scontro diretto con l'Inter. È ovvio che l'allenatore non possa andare in conferenza a dire che i ragazzi sono concentrati sull'Inter, non sul Cagliari. Io invece sto molto attento anche sull'Inter e a come ci arriveremo alla distanza. Perché? Perché quella di domani è una partita che, come dicevo ieri, la Juve potrebbe perdere, quindi bisogna rimanere molto concentrati, ma allo stesso tempo l'Inter è un'altra squadra che secondo me potrebbe regalare delle sorprese. Non sto dicendo che l'Inter andrà a perdere col Frosinone, però sto dicendo che non vedo in questo momento nessuna squadra in Serie A veramente competitiva al 100% per vincere lo scudetto, ma nemmeno l'Inter. Quindi attenzione che potrebbero esserci delle sorprese al termine di questa giornata di campionato, e ragionare non tanto sulla distanza del quinto posto, quanto più come Juventus e Inter arriveranno distanti, perché si può mantenere il meno 2 se vincono sia Juve che Inter. Se vince la Juve perde l'Inter o pareggia l'Inter, quindi la Juve vince e l'Inter perde dei punti, ci si arriva in un modo. Se l'Inter vince e la Juve perde dei punti, ci si arriva comunque in un altro. Secondo me è molto molto importante cercare di arrivare almeno a meno 2, che è il massimo che puoi fare te, ovviamente, perché non hai potere per modificare quello che sarà il risultato dell'Inter. Quindi stiamo molto molto attenti a questa cosa qua. Lo so, ho fatto un discorso un po' particolare, spero di essere stato chiaro, nel caso chiedo scusa in anticipo. I giovani più leader della Juventus del futuro li vedremo con il tempo, non li decide l'allenatore, sono cose che vengono fuori da sole. Il capitano di domani sarà Locatelli, fresco di rinnovo fino al 2028, e gli abbiamo dato un bel premio. Ecco, io qua mi dispiaccio principalmente per Wojciech Szczęsny, perché Allegri dopo dice importa Szczęsny, quest'anno non giocando le coppe ci saranno delle partite in meno, e Perin, che è di alto livello, per lui sarà un anno più difficile, giocherà meno. Ecco perché tutti dovranno lavorare per l'obiettivo di far giocare la Juve in Champions l'anno prossimo. Quindi confermato Szczęsny, ma la fascia a Locatelli. Capitano è Danilo, il vice capitano è molto probabilmente Alessandro. Poi abbiamo Rabiot, poi abbiamo Locatelli, e le gerarchie ci portano questo. Addirittura, secondo me, prima di Szczęsny a questo punto c'è pure Rugani, che è un altro di quelli che Allegri ha citato come leader del gruppo. Pure Szczęsny è uno di quelli che è qui da più tempo, e mi dispiace veramente tanto non vederlo mai valorizzato dal punto di vista della fascia di capitano, che sì, è qualcosa di non importante, non fondamentale, però per un portiere che è rimasto così tanti anni a Torino, ha così tante presenze con la Juve, ne abbiamo parlato anche questa settimana con delle parole, dei concetti molto importanti, secondo me Szczęsny è uno di quelli che più di tutti ha ben chiaro cosa significa il concetto di juventinità. Non vederlo mai premiato nemmeno con la fascia di capitano, e che addirittura uno come Locatelli, che è al terzo anno di Juve, quindi ha fatto due stagioni complete più questo che è l'inizio del terzo, l'ha superato nelle gerarchie, mi dispiace, devo dire la verità, mi dispiace abbastanza, perché secondo me Szczęsny non è abbastanza valorizzato, ma mica da Allegri o in generale. Sarà perché il portiere è sempre un ruolo un po' particolare, però vedo che si dà un po' troppo per scontato la presenza di Szczęsny. Ecco, un discorso di questo tipo.
Domani partirà Gatti titolare anche se diffidato, niente calcoli da questo punto di vista. Il Cagliari viene da 3 vittorie di fila e sono una squadra pericolosa e Ranieri è un allenatore che non ti dà vantaggi. Davanti hanno dei giocatori veloci e tecnici, mentre Petagna e Pavoletti danno fisicità. Sarà una partita difficile e servirà molta pazienza. Serve una partita tecnica senza perdere la compattezza di squadra, che è la cosa più importante. Anzi, domani l'errore che è dietro l'angolo è quello di strafare. Non c'è da strafare, ma avere l'obiettivo chiaro e portare a casa i 3 punti contro un Cagliari che sta facendo molto bene. Queste sono le solite letture di Allegri sulle squadre avversarie. I giocatori in attacco di qualsiasi squadra andiamo a affrontare sono molto fisici, sono molto tecnici, sono molto bravi, sono molto veloci. Tutte le volte che mi fa ridere, perché ormai è una tradizione di Allegri quella di andare ad esaltare, no, gli avversari e le caratteristiche degli avversari, anche se magari giochiamo contro una squadra che difficilmente ha dei punti forti. Quindi stiamo attenti comunque al Cagliari in generale, perché appunto è 3 partite che vincono. Quella col Frosinone è stata, per dire, una rimonta folle che ti dà anche la sensazione di essere il Cagliari, una squadra che non vuol mollare un centimetro fino al fischio finale, perché domani è una partita trappola. Io ripeto che non sarei meravigliato di vedere la Juve non vincere con il Cagliari domani. Non sarei meravigliato, e ne ho parlato nel video di ieri, anche nell'articolo che ho scritto, magari ve lo lascio qui sotto in descrizione. La partita con il Cagliari è difficile non per la sosta o per l'Inter, ma per il periodo di risultati positivi che possono abbassare la concentrazione e l'energia. Ai ragazzi ho detto che una partita importante del campionato va affrontata con grande serenità e umiltà e rispetto di una squadra che sta facendo molto bene senza pensare all'Inter tra 15 giorni. La partita importante è domani per non buttare via quanto fatto nelle ultime partite. Io credo che più che altro che la partita col Cagliari possa essere il classico match in cui si pensa al fatto che, vabbè, è il Cagliari. Perché sì, vabbè, è il Cagliari, siamo d'accordo su questa cosa. Ma come dicevamo prima, la Juventus non è una squadra che in questo momento può permettersi di pensare a, vabbè, le vinco tutte. E ieri spiegavo molto bene il perché all'interno del video e all'interno dell'articolo. Se non avete visto, ripeto, vi invito o andare nelle schede o andare in descrizione. A tal proposito vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video, un commento con quello che pensate a proposito di questa conferenza stampa, di questa partita che andremo a giocare domani, e ovviamente se non siete ancora iscritti iscrivetevi, perché siamo sempre qua a parlare di Juventus e quindi possiamo incontrarci in maniera ancora più comoda. Il calcio non è una scienza esatta, tutte le annate sono diverse. Quello che dico è che vedo che è un gruppo straordinario che sta facendo cose importanti. Siamo però soltanto a 11 partite giocate, non siamo a fine stagione e l'obiettivo nostro è lì. L'importante è lavorare con un profilo basso, sapendo di far forza sui nostri limiti. Allora, io questa storia dei limiti non ne ho mai parlato, devo dire la verità. Però oggi mi ha dato la sensazione Allegri, non tanto per quello che ha detto, quanto più perché lo sta continuando a dire, che il fatto che Allegri la voglia buttare sulla fase difensiva in primis è proprio perché lui vede dei limiti. Non so se secondo voi può essere una lettura interessante, ma Allegri ha parlato tantissime volte dei limiti della Juve, dicendo che occorre far forza sui limiti, e vedendo un po' le ultime prestazioni secondo me le due cose sono collegate, però non so se mi sto facendo un viaggio io. E poi c'è una brutta notizia, perché Allegri dice dopo la sosta rientrerà Alessandro, che non è questa la brutta notizia. La brutta notizia è che dice che non rientrerà Danilo, non subito dopo la sosta. E quindi, dato che la partita con l'Inter è praticamente a fine novembre, Danilo rientrerà in dicembre. Tornerà invece UEA. Per quanto riguarda il mercato, con la società non ne hanno parlato. Bugia clamorosa, proprio Allegri qualche conferenza stampa fa ha detto che i suoi amici lo chiamano Pinocchio. Io ho proprio visto il naso allungarsi, figuriamoci se non hanno parlato di mercato al 10 di novembre dopo quello che è successo con Pogba e Fagioli. Non ci credo, guarda, ma neanche se arrivano a giurarmelo tutto, a promettermelo facendo le croci con il bacio, non ci credo neanche per sbaglio. In questo momento abbiamo un gruppo granitico e coeso, stiamo lavorando per diventare più forti. La forza di questo gruppo sono quelli che non stanno giocando, o comunque che stanno giocando meno, e che durante l'allenamento tengono l'intensità molto alta. Io credo che questa sia una bellissima frase. Questa frase mi è piaciuta da matti, perché quando si parla di un gruppo forte, quando è che un gruppo funziona? Quando tutti insieme vanno in quella direzione lì. Quelli che giocano e quelli che non giocano. In questo momento ce ne sono tanti giocatori a Juve che non stanno giocando. Per dire, Nicolò Caviglia ha fatto 0 minuti. Vediamo se domani ci sarà spazio. Lo stesso Perin,
e per essere una riserva è una riserva di alto, altissimo livello. Basti pensare al parco attaccanti della Juve. Io torno a dire che secondo me il parco attaccanti della Juve in Serie A, per quella che è la Serie A di oggi, basti confrontarlo con quello dell'Inter, che è la squadra più attrezzata, no? Se io vado a confrontare Chiesa, Vlahovic, Milik, Ken e Yıldız, che aggiungiamo perché fa parte comunque della Juventus prima squadra e nel reparto attaccanti, contro Lautaro, Thuram, Arnautovic e Sanchez, secondo me Lautaro e Thuram sulla carta hanno qualcosina in più rispetto ai nostri titolari che sono Chiesa e Vlahovic. Ma il livello delle nostre riserve e il livello delle loro riserve è completamente sbilanciato. Cioè, pensare di avere Ken e Milik come riserve in Serie A, e parlo di squadre ovviamente che giocano con due punte, perché non possiamo confrontarlo con il Milan che gioca con tre, con gli esterni, o il Napoli che gioca con gli esterni, con l'Inter lo possiamo fare. Parco attaccanti di Juve e Inter, secondo me è molto più allestito, è allestito meglio, ha più qualità generale quello della Juve rispetto a quello dell'Inter. Poi se dobbiamo fare il confronto sugli altri reparti, per dire sul centrocampo perdiamo mani basse, sugli esterni anche lì secondo me perdiamo. Se io mi riferisco soltanto agli attaccanti, e quindi pensare che Chiesa, Vlahovic, Milik e Ken sempre due dovranno partire dalla panchina e farsi, non lo so, 20 minuti, mezz'ora, un quarto d'ora, 10 minuti, Milik mi sembra proprio adatto a questa roba qua. Però Ken in questo momento sta molto bene, non sta molto bene Vlahovic in questo momento, Chiesa sta ritornando da un infortunio pure lui, quindi vediamo domani come verranno incastrati gli attaccanti. Su questo dobbiamo andare avanti e concentrarsi, il resto nel futuro non lo sappiamo. Il calcio si vive sugli equilibri, domani dovremo avere umiltà rispetto al Cagliari che c'era a filo da torcere. Ecco, io spero che non ci sia sempre quel discorso del mettiamoci al loro livello, al loro piano, poi facciamo venire fuori le caratteristiche tecniche. A me piacerebbe domani una prestazione un po' più convincente rispetto a quella di Firenze, anzi mi sembra necessaria, perché poi la partita dopo è l'Inter. Bisogna iniziare a ragionare su alzare il livello, ragazzi, bisogna per forza. Poi gli chiedono di Ibra che torna al Milan e quindi se lui prenderebbe bene un rientro di Del Piero in società, e lui giustamente dice sono cose che non riguardano me ma la società, io devo pensare ai calciatori e allo staff, le decisioni societarie coinvolgono altre persone che decideranno, e non so nemmeno perché gli sia stata fatta questa domanda, che senso ha, cioè proprio sulla preparazione di Juventus-Cagliari, una domanda che vabbè. Al posto di Rabiot abbiamo Locatelli, McKennie, Miretti, Nicolussi e Nonge, che è cresciuto molto. Davanti stanno tutti e quattro bene e non è facile. Chi gioca e chi entra, sia chi gioca sia chi entra, e dà il suo contributo come a Firenze. Al 65esimo, dopo che avevamo fatto una buona partita, Chiesa e Ken, buona partita, mi ha già parlato, e quando sono entrati Vlahovic e Milik sono andati comunque molto bene. Serve continuare con questo spirito e questa voglia, mettere a parte gli obiettivi personali al servizio della squadra, che è un po' quello che dicevo prima, no? Sul quartetto di attaccanti. Sui centrocampisti invece è molto interessante, io avevo preparato un video da portarvi a mezzogiorno, però poi effettivamente con la conferenza stampa alle 2 sarebbe stato ripetitivo un doppio video. Provo a farvelo avere in serata, oppure domani mattina ne parleremo durante l'analisi della partita con il Cagliari, perché sono andato a spulciare le volte in cui Rabiot non è stato disponibile l'anno scorso. Dico l'anno scorso perché è stato l'anno scorso, la scorsa stagione, in cui Rabiot è stato davvero impattante e determinante. E volevo vedere un attimino come eravamo andati. Come sono cambiato rispetto ai 15 anni fa quando sono arrivato a Torino allenando il Cagliari? Beh, sono cambiato sicuramente, anche queste robe. Sono cambiato sicuramente, se riguardo le foto vecchie sono belle da vedere ma ti lasciano tristezza addosso. Come giocava il Cagliari ho avuto la fortuna di allenare dei giocatori bravi, ci siamo divertiti molto. Poi sono cambiati i giocatori, io ho fatto 4 anni di Milan, questo è l'ottavo di Juventus. Non è che il Cagliari e la Juve giocano in modo diverso, in 20 anni di carriera non ho mai avuto un anno uguale all'altro. Ho ricordi amici a Cagliari, 5 anni tra giocatore e allenatore straordinari. Questa proprio... che cosa... che domanda è? Cioè questa, io non capirò mai l'utilità di questo tipo di domande all'interno di una conferenza stampa preparata. Cioè questa è proprio a Marcord. Queste sono cose meravigliose da tirar fuori nei salotti un giorno. Cioè, ma le conferenze stampa prepartita, boh, non lo so, però vabbè, magari sono fatto io così. E poi Allegri dice una cosa finalmente interessante dal punto di vista tattico, perché la settimana scorsa mi era andata poco giù il fatto di dover vedere Ilingo, Cambiaso, mezze ali con McKennie esterno a destra, e oggi Allegri fa marcia indietro, torna su dei binari un po' più logici e dice
con anche Weah fuori, Ealing e Cambiaso potrebbero giocare a destra con McKennie spostato al centro. Grazie, mister. Grazie mille per non dover mettere il centrocampista esterno e l'esterno centrocampista, perché la scorsa settimana quando ho sentito quella roba e ho visto poi effettivamente anche Cambiaso entrare al centrocampo, ho detto boh. Poi vabbè, capisco che durante la partita McKennie possa aver preso le posizioni, le distanze, le misure a quel marcatore, quindi non voleva far cambiare la marcatura, però di principio sapere che Cambiaso poteva andare a centrocampo con McKennie largo, non lo so. E infatti oggi è stata cambiata un po' la situazione. Oppure Allegri dice potremmo cambiare anche il sistema di gioco, vediamo. E attenzione, perché nelle scorse settimane anche in emergenza Allegri continuava a dire ma no, non cambieremo sistema di gioco. Il fatto che lui dica possiamo anche cambiare sistema di gioco mi fa pensare che quindi possa essere qualcosa che effettivamente accadrà. Vedremo se avrò ragione oppure no, però teniamocela lì. E poi gli fanno una domanda sulle italiane in Europa e gli dicono, Allegri dice, in Italia tendiamo a sminuire il nostro valore, le italiane hanno sempre fatto buone competizioni in Europa, poi ci sono anni che va meglio, altri che va peggio, ora si sta facendo bene, sono contento, ecco perché dobbiamo entrare nelle prime quattro a giocare la Champions, è una vetrina per allenatori, giocatori e società. E anche qui una domanda veramente inerente a Cagliari, Juventus Cagliari in un'annata in cui la Juventus non gioca in Europa. Proprio me. Ma perché? Danilo bisogna stare molto attenti perché ha avuto una cosa non grossa ma profonda e ci sono rischi maggiori. Serve un passo alla volta, se rientra con l'Inter bene, ma se ci sono rischi preferisco posticipare il rientro. E piuttosto che avere un Danilo che rientra anticipatamente e poi magari non è a posto e quindi c'è necessità di farlo rimanere fermo ancora tanto, no, delle due aspettiamo una partita in più, anche se purtroppo è una partita tosta, è una partita nella quale Danilo ci serve, però ci serve anche al massimo della forza, ci serve che stia bene, non ci serve Danilo punto, ci serve Danilo che sta bene. Quindi questo è, fatemi sapere le vostre qui sotto nei commenti. Come vi dicevo, purtroppo è stata una conferenza stampa un po' così, un po' farfallina, per usare l'epiteto con cui Allegri ha battezzato e definito la sconfitta di Sassuolo, anche abbastanza corta. Sono riuscito a fare un video corto anch'io sulla conferenza stampa e questo racconta quanto poco si è discusso di questo Juventus Cagliari, che però domani si giocherà e sarà molto importante. Ciao.